Dopo circa 7 mesi di organizzazione è tutto pronto per la 10ª festa del Borgo San Giovanni, 150 musicisti per un totale di 26 attrazioni musicali che si alterneranno nelle due serate lungo via 20 settembre, Tripoli, piazzetta San Gregorio e Parco Cervi. Artisti itineranti accompagneranno a riscoprire i sapori della terra riminese, circa 200 volontari all'opera. 2 anni fa, nell'ultima festa del Borgo, avevano preso parte ben 40.000 persone. Questa è una festa perché intanto nasce attorno a un simbolo religioso che è un'immagine della Madonna veneratissima, la Beata Vergine del Carmine, e la gente è rimasta sempre fedele. Tutti gli anni questa festa riscuote un grande successo, quindi è la festa in onore della Beata Vergine del Carmine. Però abbiamo voluto un po' allargare questo aspetto religioso, che è fondamentale, importantissimo, abbiamo voluto allargarlo anche ad aspetti sociali, culturali e anche di divertimento, di aggregazione. Ricchissimo il programma culturale, come la mostra su Karol Wojtyla, e ancora nella chiesa parrocchiale si potrà visitare l'esposizione Oggi devo fermarmi a casa tua, l'Eucaristia, la grazia di un incontro imprevedibile. La mostra fotografica multimediale, la religiosità nei popoli, è allestita invece in Palazzo Ghetti a cura di Pier Giorgio Masini. Noi facciamo soprattutto delle mostre, perché le mostre aiutano a riflettere. Allora ci si diverte, ma si riflette anche. In questo anno europeo del volontariato non poteva certo mancare un angolo tutto riservato alle circa 30 associazioni del territorio riminese. All'interno del Parco Cervi, spazio al villaggio solidale con musica, mercatini, laboratori per bambini. Il tema della 10ª edizione è una storia, tante storie, e coinvolge in particolare 2 figure che sono state protagoniste della nostra città: il vescovo Gaudenzio, patrono di Rimini, e il papa polacco Giovanni Paolo II, che fece visita a Rimini nel 1981, un ricordo particolare degli organizzatori, e poi per un caro amico. All'amico Piero Guglielmi, che lui è venuto, è mancato, però ha dato tanto a questa festa, sia nell'attività manuale, sia nell'attività intellettiva, eccetera. Quindi lo ricordo con molto affetto. Un appuntamento a cui non si può mancare, sabato 9 e domenica 10, in entrambe le giornate, dalle 17 alle 24, con ingresso libero.